Io aspettavo, figlio mio, per questo appuntamento importante per te, perché ne hai bisogno. Ne hai bisogno perché sei fragile e debole. E la mia grazia ti sostiene. Importante però anche per il tuo Signore che ti parla, giacché io ti amo e ti ho conquistato al regno della grazia mediante la mia croce. Se la Santa Messa è il Calvario, l'ora santa, o se vuoi, per estensione secondo le esigenze di un cuore che ama, l'adorazione eucaristica è il Tavor. Là ti nutri di me, quando io, agnello immacolato, rinnovo l'offerta di me stesso al Padre, qua sul tavolo ti riempi di me, quando ti dono la luce, la pace. Desidero questa sera chiederti di pregare per il nucleo più importante di tutta la mia Chiesa. Qual è questo nucleo? Tu stai già pensando al Papa, ai cardinali, ai vescovi, ai preti, ai consacrati, alle suore. Ma perché comprenda di cosa parlo, dimmi, figlio mio amato, da dove vengo? Il Papa, i cardinali, i vescovi, le suore, i frati, i preti, vengono da una famiglia. Ecco, il nucleo, una volta inossidabile, che permeando di grazia nell'educazione della fede e nella preghiera le case, costituiva un bastione inaccessibile. Oggi è sotto il vero attacco di Satana. O la famiglia è disegno originario del Padre mio. La famiglia, cellula primordiale della Chiesa, è componente indispensabile della umana società, nido d'amore o tana violenta di odio. Nella famiglia si riflette il mistero delle persone divine. L'uomo, la donna, il marito, la moglie, che tali diventano, vada bene e gridalo contro tutti i falsi profeti che diventano solo dinanzi all'altare benedetti da Dio,
poiché ogni altra forma di unione che non sia benedetta da Dio è abitata da Satana. E dove c'è Satana, non ci può essere la mia grazia. Un tempo le coppie di giovani che si innamoravano correvano come rondini di primavera verso l'altare ed era una grande gioia per me, per il mio cuore divino, benedire col Padre e lo Spirito Santo questi innamorati che si promettevano fedeltà eterna, questi innamorati che volevano cominciare a costruire una chiesa domestica. Oggi non corrono più dinanzi all'altare e quel che è peggio, ricevono sollecitazione a non avere più segni distintivi della fede cristiana. Dove io posso coltivare le vocazioni, in quali aiuole, se non nelle famiglie benedette dal sacramento del matrimonio, che non perdono tempo a battezzare i figli, nelle famiglie che, sapendo dove sta la verità, si schierano apertamente. O se si tornasse a pregare in ogni caso, e se voi, tu, ognuno, poteste vedere quanti demoni entrano nelle famiglie causa del fatto che non si preda più, che non ci sono più immagini sacre, che non c'è l'acqua benedetta, che non c'è la mia grazia. È come in una famiglia una sola anima è in grazia di Dio, a me cara, e quell'anima protegge tutta la famiglia, così, quando in essa vi è un'anima in peccato mortale, quell'anima espone tutta la famiglia al diavolo. Talora, nelle case, nelle famiglie, nascono tensioni, contese, ribellioni. Questo perché sovente avviene lo scontro nella stessa casa tra un familiare che è vicino a me e un altro che appartiene al diavolo. La madre contro la figlia, il marito contro la moglie, il fratello contro la sorella. È nella famiglia che infine si gioca la battaglia decisiva, poiché essa è il riflesso della Trinità divina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'uomo e la donna, sposi cristiani con i loro figli. O famiglia, famiglia cristiana, Satana ti attacca, ricorri a me e a Maria, madre mia e madre tua.